Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. La situazione è molto fredda e nevosa qui a Milano. Nevica tanto, guardate qua. Mi sembra come di stare in madre patria in Russia. Ora bevo un goccino di vodka, mi riscaldo l'animo e poi vado a fare le mie cose. Detto questo ragazzi, in questo video vedrete delle semplicissime cose. Farò una specie di vlog perché vado a tagliare i capelli. Poi faccio un check della situazione, vi dico come mi sto allenando, la nuova scheda e soprattutto i nuovi macros che dovrò rispettare in questo percorso verso le gare. E poi vedrete anche l'allenamento di uno di questi giorni della scheda nuova. Ora mangio e poi ci vediamo fuori. Ragazzi, una piccola tips: a molti di voi sicuramente non piacerà il centro dell'ananas, il fosso centrale, però è ricco di fibre e a me piace tanto e poi è divertente da mangiare. Allora ragazzi, colazione del giorno molto semplice, chiaramente tè caldo, cereali, un po' di ananas e un po' di banana. Dopo vi lascio i macros e sicuramente vi farò anche uno shaker proteico. Bene, mangio. Eccoci ragazzi, allora parliamo un attimino di dieta e allenamento, di come mi allenerò questo mese, di come diciamo affronterò questo percorso verso le gare del 2018. Per il momento riguardo le gare non vi voglio dire nulla perché voglio fare un video dove vi parlerò di tutto ciò che riguarda questo mondo delle competizioni. La mia dieta in questo periodo si divide in day on e day off. Day off saranno 3 perché non mi allenerò 3 giorni, mentre day on 4. Ora vi dico i vari macros che dovrò ottenere durante la settimana. Chiaramente nel day on i carboidrati sono leggermente più alti, mentre i grassi più bassi rispetto al day off. Eccoci qua trovato. C'è tutto su Dropbox, tutta la tabellina dei vari giorni, dei macros da seguire, come vi ho fatto vedere nel primo video che avevo fatto. Allora, dal 26 febbraio al 4 marzo dovrò ottenere nei giorni on, quindi nei giorni in cui mi allenerò, 410 di carbo, 50 di grassi, 230 di proteine, per un equivalente complessivo di 3010 calorie. Mentre nei giorni off sarò 360 di carbo, 60 di grassi, 230 di proteine, più o meno 2900 calorie. Ragazzi, poi dal lunedì 5 fino a lunedì 12 starò a 400 di carbo, 50 di grassi, 230 di proteine nei giorni in cui mi alleno, per 2970 calorie. Mentre nei giorni off 350 di carbo, 55 di grassi, 230 di prote, 2815 calorie. Poi per ora so dal 12 marzo fino al 19 marzo starò a, nei giorni on, 400 grammi di carbo, 45 di grassi, 230 di proteine, 2925 calorie. Mentre nei giorni off 350 di carbo, 55 di grassi e 230 di proteine, 2815 calorie. Stiamo iniziando a scendere ragazzi perché vogliamo far risaltare i dettagli di quello che abbiamo fatto durante questo periodo di massa controllata. Gli allenamenti saranno 4 giorni alla settimana, quindi sarò molto più rilassato. Faremo esercizi complementari, ma soprattutto ci saranno esercizi di forza, quali il back squat, la panca piana, stacchi da terra. Diciamo che il primo giorno è quello più pesante, abbiamo 3 esercizi fondamentali e 2 esercizi e 4 esercizi in super serie, quindi 2 esercizi complessivi. Poi ho il secondo giorno con anche qui 2 super serie e 3 complementari. Terzo giorno ho 3 esercizi normali, cui una è a panca piana per la forza, e poi ho 3 super serie. Oggi nell'allenamento che vedrete, bello questo allenamento che vedrete oggi, molto interessante, ho un esercizio di forza, lo stacco, poi ho un giant set e altri 3 esercizi normali per la forza. Non vi dico più niente perché sennò direi tutto della mia dieta, dei miei allenamenti, quindi ve lo voglio far scoprire, però non vedete più i miei video. Quindi continuate a vedere questo video ragazzi che vedrete un allenamento fantastico, spingerò un botto. Ora usciamo che devo fare 2 acquisti, poi si va in palestra. Sotto la neve, come neve. Bene ragazzi, ora stiamo andando dai cinesi che comprerò un paio di cose, una pesa per piccolissime grammature perché la utilizzerò per il sale. In questo periodo devo controllare anche questo valore, che sarà dai 4 ai 5 grammi giornalieri, dato che la mia pesa a casa non riesce a rivelare queste piccole differenze. Devo cambiarle, devo prenderne un'altra. Comprerò anche un termometro perché ogni mattina io, dopo essermi pesato, controllo anche la temperatura per capire come sta andando il metabolismo. Siamo quasi arrivati, anzi siamo arrivati. Ora direzione parrucchiere, ecco qua, termometro digitale e pesina per il sale. Spesa complessiva 16 euro. Molto bene, sono felice degli acquisti. Questa è da un po' che la dovevo prendere,
perché il sale lo controllavo, ma con questa non c'è più. Si sanno però tu me dañati, prende un bibi se abusa lo sia. Ma se tu pose favorita, che ti hablo malo y que se te cita, que ti hago todo lo que... Bene ragazzi, sono arrivato dal parrucchiere. La situazione è questa, molto capellosa. Allora, taglio fatto, tagliato un pochino, baffetto e barbetta fatta. Breaking news dell'ultimo momento: ho deciso che non mi taglierò mai più i capelli, me li voglio far crescere lunghi lunghi lunghi. Ora, pre-workout, mi faccio un po' di gallette di mais e anche la barrettina. Dov'è che qua? Sono tutto nascosto. La barrettina peso forma mirtilli, buona. Ora mi sa che andiamo a fare due foto e poi andiamo in palestra. Yes, spingiamo come pazzi oggi. Red Bull Sugar Free pre workout. Oggi ragazzi, per il post workout, per far riprendere un attimo il muscolo, faremo un bagno nell'acqua gelata. Mi sembra un'idea fantastica per far riprendere al massimo il muscolo. Amo? Ma quanto sei bellina oggi. Allora ragazzi, primo esercizio, stacchi, ramping, cioè vado a salire fin quando non trovo il peso giusto, impegnativo per fare due ripetizioni. Quando ho trovato quel peso, tre serie per due. Vediamo, ora inizio 25 a parte, poi 45, 65, 80 a parte. E si sale, vediamo. Yeah. 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 If I can't do it, homie, it can't be done. Now I'ma let the champagne bottle pop. I'ma take it to the top. Show, I'ma make it hot, baby. Baby. I'm pressure the pussy, the stunt and I pop. Stand up, I'm squeezing my pistol, I'm sure that I got it. Now Peter Piper, pick peppers, and run rock rhymes. I'm 50 cent, I write a little bit, but I pop nines. Tell niggas get their money right, cause I got mine. When I'm around, quit playing, nigga, you can't shine. Ora ragazzi, 90 kg per parte, ne faccio due. Se il peso è abbastanza impegnativo, sicuramente lo sarà. Sono in totale 200 kg, dovrò fare tre serie da due ripetizioni. Tosto. The nigga sitting on throne. Hit the clutch, hit the gear, hit the gas, and I'm gone. Yeah. If I can't do it, homie, it can't be done. Now I'ma let the champagne bottle pop. I'ma take it to the top. Show, I'ma make it hot, baby, baby. I'm down for the action. He's smart with his mouth to smack. Woo! You hold your strap, you might come back. So yeah. Clap. React like a gangster, die like a gangster. Fact. Cause you be hitting homicide to be asking what happened. Oh no, look who prepping with the foe. Allora ragazzi, ora un giant set, croci su panca 30, poi lat pull down e manubri panca piana, rispettivamente 10, 8 e 12. Lo stacco è andato bene, anche se l'ultima reps non è stata perfetta. Iniziamo con questo giant set. Un giant set è una super serie di 3 esercizi. Fantastico, però dovete farlo quando avete una maturità muscolare che vi permetta di spingere tutti e 3 gli esercizi ad alti livelli. Ora vi faccio vedere. I'm dirty, dirty, I'm from Southside Jamaica, Queens, nigga, you heard me? Yeah. When the street lights come on, niggas blasting nines. Get locked up, then read books to pass the time. Woo. And the game is ups and downs, so I stay on their grind. Niggas on my dick more than my bitch, I stay on their mind. There ain't nothing they can do to stop my shine. This is God's plan, homie. This ain't mine. I play the music loud, so grandpa called me a nuisance. And grandma always gotta throw her 2 cents. I'm the dropout who made more money than his teachers. Ruthless like the coupe, but I come with more features. I am what I am, you can like it or not. Allora, pendlerò, facciamo un ramping doppio, ovvero due serie fin quando non troviamo un peso ideale per fare 3 serie di autoripetizioni. Queste 3 serie di autoripetizioni andranno fatte ignoranti, come mi ha detto il mio coach, quindi con un po' di cheating per spingere tanto. Ragazzi, un cheating consapevole va bene, non vi preoccupate, chiaramente anche qui è importante una buona esperienza con i pesi. Ora ragazzi, provo 100, faccio 2, molto probabilmente sarà il peso con cui andrò a fare le esecuzioni. Mi raccomando, attenti. Thank you.
Yeah. Yeah. Ora pulley, facciamo 3x8 con la salita controllata e la discesa parziale. In questo modo il dorsale sarà sempre in tensione. Movimento breve. Step up, squeezing my pistol, I'm sure that I got my Peter Piper, pick peppers, and run rock rounds. I'm 50 cent, I write a little bit, but I pop nines. Tell niggas get their money right, cause I got mine. When I'm around quick, love is in the air. Love is in the air. Ragazzi, ultimo esercizio, squat con blocco su box, blocco di 2 secondi e salita parziale, uno squat in pulsi, 5x5, 65% dell'intensità, 120 kg. I'm down for the action, he's smart with his mouth, so smack. You hold your strap, you might come back, so clap. React like a gangster, die like a gangster, fact. Cause you'll be hitting homicide, be asking what happened, oh no. Minchia ragazzi, questo esercizio pesantissimo. Quando scendete sul box non lasciatevi andare, cioè sempre belli tesi, se no vi fate male. Poi quando salgo proprio poco poco brucia tutto. Incredibile. Top, veramente bello questo esercizio, però faticosissimo. Wait, no niggas to act like they don't know how to act. I had to sip it to my jack, I blow them off the map with the Mac. Thinking it's all rap, till that ass get clapped and Dop say it's a rap, nigga. If I can't do it, homie, it can't be done. Now I'ma let the champagne bottle pop. I'ma take it to the top. Show, I'ma make it hot, baby, baby. I ain't been how to teach lessons to slow. Bene, workout finito. Bello intenso questo allenamento, tosto. Infatti il coach sta spingendo su sta cosa, qua sembro secco, faccio schifo. Comunque, esercizi dal volume e dell'intensità molto ma molto elevata. Devo stare sempre concentrati, sempre in tensione, non c'è stato un attimo di pausa. E buona! Spero che questo video vi sia piaciuto. Ora voglio farne un po' motivazionale, un po' dove vi spiego un pochino, per non fare sempre la stessa cosa. Se il video vi è piaciuto, chiaramente, allora mettete sto like, sto bel pollicione qua sotto. Poi iscrivetevi al canale, perché è importante che voi vi iscriviate, che almeno mi date un motivo per andare avanti a fare questi video. E seguitemi su Instagram e tutto, così ci facciamo conoscere, questa bella community si fa conoscere. Vedo che iniziamo a essere un pochini. E buona, ci vediamo al prossimo video ragazzi, ciao. I think they're